l'amour, 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 l'amour. Ritrovati, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione, la cronaca in primo piano con il caso Loris, il nuovo cambio di versione sull'omicidio del figlio scatena l'attenzione mediatica sul caso di Santa Croce Camerina nel Ragusano. Un anno fa il piccolo di 8 anni fu trovato morto in un canalone. Per l'omicidio e l'occultamento del cadavere la giovane madre Veronica Panarello è in carcere. Sulla nuova verità di mamma Veronica non c'è al momento nulla di ufficiale. Loris Stival, il bambino di 8 anni trovato morto in un canalone a Santa Croce Camerina nel Ragusano, sarebbe stato ucciso dal nonno paterno, perché i due erano amanti. Se confermata, sarebbe una versione shock quella ricostruita dalla donna, basata sulla confessione che la giovane madre, in carcere per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del figlio, avrebbe fatto a una psicologa del carcere di Piazza Lanza, dove Veronica è reclusa. Per il legale di Veronica, l'avvocato Franco Villardita, alla luce delle nuove dichiarazioni della sua assistita, la linea difensiva non cambia. Ma noi continuiamo comunque nella nostra scelta, anche perché non ci sono delle possibilità alternative. Abbiamo scelto il rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica e quindi attendiamo l'esito della perizia psichiatrica e continueremo sempre nella nostra linea difensiva. La questione mediatica c'è sempre stata nella vicenda Panarello, ed è ovviamente un caso che interessa in maniera particolare e quindi la viviamo come tutti, ma del resto non possiamo sottrarci a quelli che sono i diritti di informazione. Gli avvocati difensori di Nino Pulvirenti e di Stefano Rantuccio, rispettivamente presidente e amministratore delegato della compagnia aerea low cost Winjet, discuteranno domani il ricorso davanti al Tribunale del Riesame di Catania dopo l'arresto per bancarotta fraudolenta. I legali difensori Giovanni Grasso e Fabio Lattanzi hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari e il sequestro patrimoniale personale. In sede di riesame domani si discuterà invece della misura interdittiva che vieta l'esercizio della professione, che per disposizioni procedurali sarà trattata successivamente sempre davanti al Tribunale del Riesame. Sono stati ricevuti dopo un presidio davanti ai locali del Dipartimento Territoriale al Lavoro di Catania i lavoratori dell'ANF. Inizieremo una battaglia il più uniti possibile, spiegano i lavoratori. Useremo tutti i mezzi, ma allo stesso tempo nel rispetto della legalità. Sentiamoli. Abbiamo lasciato un documento dove chiedevamo un incontro con gli assessori e nello stesso tempo che l'ispettorato si facesse carico di questa situazione anomala del pagamento di tutti questi lavoratori. Il direttore ci ha assicurato che già da domani lui a Palermo parlerà con l'assessore Amiciche, che comunque si farà carico delle nostre richieste e di pressare. Ovviamente a questo punto il problema è politico, non è amministrativo ma è politico, e quindi chiunque sia deve fare la sua parte. Oggi i lavoratori della Tecnis attivi nel cantiere FCE sono in sciopero ed hanno protestato davanti la sede della ferrovia Circumetnea di Catania. Dopo il terremoto giudiziario che ha coinvolto i vertici dell'azienda per presunti episodi di corruzione nei confronti di una dirigente dell'ANAS, è sempre bagarra la Tecnis di Catania. Oggi infatti i lavoratori attivi nel cantiere della FCE sono in sciopero ed hanno protestato davanti alla sede della ferrovia Circumetnea. Stiamo protestando per il mancato pagamento degli stipendi, intanto degli stipendi arretrati di settembre e ottobre, e poi per lo stipendio corrente che è quello di gennaio del 2016.
più i versamenti della cassetta in cassetile dei mesi di luglio, agosto e settembre. Alcune settimane fa, invece, altri operai impegnati in altri cantieri siciliani avevano occupato la sede di Tecnis sempre per ottenere il pagamento degli stipendi arretrati. Lo scorso 19 gennaio il commissario straordinario Saverio Ruperto, nominato dal prefetto di Catania, ha incontrato i sindacati per discutere dello stato dei cantieri e della crisi economica e societaria attraversata dall'impresa di costruzione Etnea. A Roma il commissario si è recato anche nella sede dell'ANAS per discutere lo sblocco dei crediti che potrebbero aiutare l'approvazione del piano di ristrutturazione economica che il Tribunale di Catania dovrà approvare a giorni. Il giudice di pace di Mascalucia, Giuseppe Di Bilio, ha condannato la compagnia aerea spagnola Low Cost Vueling al pagamento a favore di alcuni passeggeri dell'indennizzo previsto dai regolamenti dell'Unione Europea, i particolari nel prossimo servizio. Generico e infondate cause di forza maggiore non possono essere per una compagnia aerea motivo di giustificazione per la cancellazione di voli o di pesanti ritardi nei collegamenti espletati. È la motivazione con la quale il giudice di pace di Mascalucia, Giuseppe Di Bilio, ha condannato la low cost spagnola Vueling al pagamento di un indennizzo per due passeggeri che lo scorso giugno si trovano coinvolti nella vicenda. Protagonisti due dirigenti della Federconsumatori di Catania, in partenza rispettivamente da Roma e dall'aeroporto Fontana Rossa, per i quali la compagnia in un caso propose un accordo transattivo, mentre per il secondo si è giunti al processo. La sentenza del giudice di pace stabilisce che la compagnia aveva tutto il tempo per organizzare e sopperire ai disagi. Clima primaverile a Catania, temperature intorno ai 20 gradi per tutta la settimana, situazione in parte stabile fino al mese di marzo che si preannuncia caldo ma piovoso. Febbraio non è ancora finito, ma la primavera è già arrivata. Il caldo anomalo da qualche giorno riscalda Catania con temperature che oggi hanno toccato i 22 gradi, una condizione atipica che i giorni scorsi ha portato con sé nebbia, umidità e zanzare. Delusi gli amanti degli sport invernali, che dovranno rassegnarsi di fronte a delle temperature decisamente troppo elevate per la stagione e all'Etna senza neve, almeno sulle piste. Clima ideale invece per chi ama escursioni e passeggiate nella natura. La situazione rimarrà stabile fino a venerdì, con venti deboli e alte percentuali di umidità. Il weekend sarà invece più fresco di qualche grado, preannunciando una settimana più rigida e nuvolosa. Approvato l'anno scorso dal Consiglio dei Ministri il decreto concorrenza, ancora in discussione al Senato, introduce un pacchetto di misure per la comparabilità delle offerte sull'RC auto, con l'obbligo da parte delle assicurazioni di praticare sconti se il cliente accetta alcune clausole come l'installazione della scatola nera o il controllo preventivo sui veicoli. E affronta temi caldi come l'accertamento strumentale dei colpi di frusta e le tabelle sul danno biologico. Di tutto questo, ma di altro ancora, si è parlato oggi a Catania nel corso di un dibattito. Sentiamo. Finalmente non si bastonano gli automobilisti virtuosi e per bene, ma si prova a premiarli. E li premiamo attraverso l'incentivo, perché dopo 5 anni che non hai compiuto nessun incidente e hai installato la scatola nera, avrai la migliore media d'Italia, per cui un cittadino di Catania è uguale a un cittadino di Napoli, di Reggio Calabria e di Milano. La differenziazione tra le tariffe della Val d'Aosta e le tariffe della Campania e della Sicilia. E per i consumatori è indubbiamente una grossissima vittoria. Le compagnie sono in fibrillazione e hanno dichiarato guerra. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima edizione. Renzi propone a Confindustria Palermo un encomio solenne per Maurizio Zamparini, per avere in meno di un anno, con una sola panchina, creato 6 posti di lavoro.